Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Ieri ho visto anch'io Pearl, il prequel del film X A Sexy Horror Story, che ho già fatto la recensione all'uscita a luglio. E mi sono visto Pearl e poi mi sono rivisto anche A Sexy Horror Story per un po' capire meglio le differenze e i collegamenti. E devo dire che sì, A Sexy Horror Story alla fine è stato un bel film horror, anche abbastanza crudo, devo dire. Però Pearl è un film che comunque in un certo senso rende la storia ancora più interessante, perché quando ci presenta la Pearl in American in Sexy Horror Story, che era già anziana, e alcuni aspetti non si capivano bene, si intuivano che lei aveva questa passione, diciamo, per la giovinezza, perché lei non si sentiva mai realizzata, e in Pearl capiamo il perché, e devo dire che il film è molto meno splatter di American Sexy Story. Però forse è un po' più, in un certo senso, un po' più intimista, sia per quanto riguarda la caratterizzazione del personaggio, sia anche per quello che riguarda la storia in sé. Alla fine vediamo una protagonista che sostanzialmente lei vive con questi genitori in questa fattoria, c'è cioè il padre che è malato. E la mamma, diciamo che è abbastanza depressa per tutta la situazione, ci sono solamente lei e Pearl, e la mamma, per stare 24 ore al giorno vicino al padre malato, manda Pearl a fare la spesa, insomma, prende medicine, eccetera. E qui Pearl inizia ad avere un po' queste idee di voler fare cinema, di voler ballare, che è la sua passione, e conosce questo ragazzo che gli fa vedere i film, in particolare gli fa vedere proprio un film porno vecchissimo, perché il film è basato dagli anni 20, eccetera. Lei si innamora di questo ragazzo, però poi, quando scopre che effettivamente il ragazzo capisce che lei ha qualcosa che non va, perché appunto Pearl è una ragazzina molto molto depressa, ha degli impulsi che vengono fuori, che non sono prettamente, diciamo, impulsi benefici. Ora non voglio fare spoiler, ma comunque chi ha visto già l'altro film capirà. E comunque vedremo appunto Pearl come inizia poi a diventare la Pearl che poi troveremo in A Sexy Horror Story, con i dovuti collegamenti anche all'inizio e anche verso la fine dell'altro film. Devo dire che in questo film qui Mia Goth figura anche come sceneggiatrice. E diventa anche la sceneggiatrice di questo film insieme al regista Ti West. Devo dire la verità, mi lascia un po' spiazzato che lei interpreta Pearl, perché Mia Goth è presente anche in A Sexy Horror Story in un altro ruolo, e vedere sempre lei interpretare Pearl fa un po' strano, sinceramente. Secondo me non è stata una giusta trovata far interpretare sempre dei film, che poi, per carità, lei è bravissima, ha fatto un'ottima interpretazione. Si tratta solamente di vederla con ruoli e personaggi diversi, però essendo le due cose collegate, non lo so, fa un po' strano, secondo me. Detto questo, ovviamente io l'ho visto in inglese perché ancora non è uscito in Italia. Non so effettivamente quando uscirà in Italia, ma a breve dovrebbe uscire Sexy Horror Story in Blu-ray dalla Madnet Factory, e anche in 4K, una bellissima edizione Steelbook. E il film scorre bene, dura 1 ora e 40 circa. La parte finale è già tutta una sorta di monologo molto molto interessante, in verità. E anche la fotografia del film
non è particolare come quella dell'altro film. Questo film è molto più, diciamo, normale. L'altro film aveva una sorta di fotografia che richiamava un po' anche in alcune scene un po' il cinema vecchio degli anni 70, sia per scelta visiva e sia anche come montaggio. Ci sono alcune scene che erano montate proprio tramite flashback, eccetera, per poi arrivare alla scena successiva. Qui tutto questo non c'è, però anche qui troviamo i titoli di testa e i titoli di coda che un po' si rifanno ai film degli anni 20, quindi c'è anche un lato abbastanza artistico in questo, in entrambi i film. La colonna sonora del film ho apprezzato di più a Sexy Horror Story, diciamo che principalmente a Sexy Horror Story l'ho apprezzato di più. Questo film qui è un film che non lascia così soddisfatti come quello, però devo dire che la storia di Bill viene trattata molto, molto bene. Ci sono delle scene che sono ben fatte. Obiettivamente, non si può dire che sia fatto un brutto film, non si può dire che sia un film girato male né montato male. È un film comunque molto, molto interessante. E forse se sarebbe uscito prima, perché poi è stato ideato dopo, se sarebbe uscito prima, forse avrebbe avuto un impatto, secondo me, maggiore. Però detto questo, ci troviamo comunque di fronte a un prodotto che è di lodevole qualità. In lingua originale devo dire che la differenza attoriale ci sta e mi è piaciuto moltissimo. Poi comunque anche tutte le varie scene un po' più cruente sono anche ben girate e devo dire che comunque un po' di spattere c'è anche se non a livello dell'altro film. E che dire, io è un film che ho apprezzato molto. Non mi sono annoiato, l'ho visto scorrere veramente, veramente bene. È un film che sicuramente in sala potrà avere un buon successo, perché no? D'altronde l'A24 continua a confermarsi come una casa di produzione molto, molto importante per questi film un po' più underground. Mia Goth ha fatto una lodevole interpretazione, devo dire che anche la sceneggiatura non è affatto male, ci sono dei dialoghi molto molto interessanti e ti fa comprendere in pieno un po' quello che poi sarà il personaggio di Bill nel film successivo. Detto questo, ragazzi, io spero che voi riuscirete a vederlo, che lo avete visto, fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Io comunque è un film che consiglio. Magari, se non avete visto Sexy Horror Story, potete anche guardare prima questo qui e poi vedere Sexy Horror Story per fare vari collegamenti. Però, alla fine, se vedete anche Sexy Horror Story, li vedete proprio come sono stati concepiti, quindi forse avete un po' quella sorta di originalità in più, questo non lo so. Io vedendoli uno di fila all'altro devo dire che l'ho trovato molto più piacevole guardarlo così rispetto alla prima volta che appunto forse alcune cose mi erano un po' sfuggite. Detto ciò, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo tutti al prossimo video, attivate la campanella per le notifiche, condividetelo con gli amici, lasciate un like e ancora ciao a tutti.